coordinatore, la proposta dei Verdi per un sindaco verde a Roma. Un sindaco e una sindaca verde, apriamo questa consultazione con la città perché Roma ha bisogno di una svolta ecologista, perché quello che è accaduto in questi anni, ma anche negli anni passati a Roma, dimostra che l'ambiente, la svolta, la necessità di portare qualità della vita nella città di Roma è stata assolutamente dimenticata. Diciamo, l'ambientalismo, l'ecologia è diventato solamente un brand, qualcosa da utilizzarsi, un bel vestito da mettersi, ma nulla è cambiato. Quali sono le iniziative che devono essere intraprese? Innanzitutto la prima priorità per Roma è il trasporto pubblico. Sono necessari investimenti per cambiare il volto della città dal punto di vista del trasporto pubblico, per collegare le periferie, quelle periferie abbandonate da, penso, tipo a Ostia, Tor Bella Monaca, Tiburtino, che sono assolutamente lasciate da sole a vivere una situazione di precarietà da questo punto di vista, specialmente in una situazione da Covid. Vediamo come oggi salire sul trasporto pubblico sia un elemento di rischio e anche di aumento di possibilità di rischio di contagio, perché non si è voluto fare l'operazione che doveva essere fatta, vale a dire potenziare e fare investimenti nel trasporto pubblico. La seconda questione è quella legata alla manutenzione delle infrastrutture, della rete stradale, del verde urbano, dei parchi che sono stati abbandonati a se stessi. E l'altra questione è il rapporto con i cittadini nei servizi. Immaginiamo le scuole materne comunali, gli asili comunali che vivono una situazione di forte precarietà, e i genitori sanno quanto oggi questo rappresenti un grave problema. Ecco, queste sono le questioni importanti, ovviamente le grandi questioni come la lotta allo smog e l'inquinamento, e la gestione delle municipalizzate. Il tema dei rifiuti è un tema fondamentale che è stato assolutamente abbandonato e su cui è necessario fare una svolta per far sì che Roma diventi una città europea. Ecco perché c'è una necessità di un sindaco o una sindaca verde. Si apre questa consultazione e nelle prossime settimane saremo nelle condizioni di dire e di fare la nostra proposta.